Se vi trovereste, se ci troveressimo. Ciao. Domani mattina andassi in tribunale, presentassi 20 esposti contro Renzi, lo iscrivessero nel registro degli indagati, verrei in questa piazza e urlerei. È un dato di fatto. Oggi il congiuntivo è in crisi perché sta vivendo una fase di passaggio e sta scomparendo dall'uso comune della lingua. Molti italiani, infatti, tendono a sostituirlo con l'indicativo. Ciò porta alla costruzione di frasi errate del tipo «credo che hai capito» o «non voglio che fai storie». Ma quindi qual è la struttura di questo complicato modo verbale? Come ci viene insegnato dalle scuole elementari, il congiuntivo ha quattro tempi: due semplici, presente e imperfetto, e due composti, passato e trapassato, che si formano con gli ausiliari essere o avere più participio passato. Fino a qui niente di nuovo. Ma quando usare il congiuntivo? È semplice, viene usato prevalentemente nelle subordinate, ma può trovarsi anche nelle fasi indipendenti, nelle quali può acquisire valore concessivo quando implica un'adesione a qualcosa. Esempio, venga pure a spiegarmi le sue ragioni. Dubitativo, per esprimere un'incertezza, e si usa nelle interrogative dirette. Esempio, che abbia deciso di non venire. Esclamativo, per esprimere un'esclamazione, ad esempio, sapessi quanta voglia ho di prendermi una vacanza. Nelle subordinate, il congiuntivo viene impiegato con alcune congiunzioni subordinanti, quali affinché, benché, sebbene, a meno che. Con aggettivi o pronomi indefiniti, come qualunque, qualsiasi o ovunque, con espressioni personali come è necessario che, è probabile che. Il congiuntivo viene utilizzato in alcuni tipi di subordinate, tra le quali oggettiva, che fa da complemento oggetto alla reggente priva di soggetto, soggettiva, funge da soggetto alla reggente priva di soggetto perché costruita con espressioni impersonali, interrogativa indiretta, esprime una domanda in forma indiretta, cioè senza il punto di domanda, relativa, specifica il significato di un termine della reggente, finale, esprime lo scopo dell'azione indicata dalla reggente, modale, indica il modo in cui avviene l'azione della reggente. Bene, la teoria finisce qua. Ora vediamo se hai capito come usare il congiuntivo. Prova a completare queste frasi. La prima soluzione è partano, la seconda soluzione è studi, la terza soluzione è parli. Speriamo che il video vi sia piaciuto e ricordate ragazzi, chi non sa usare correttamente il congiuntivo non è altro che una capra ignorante.